Il rachitismo è la conseguenza estrema del deficit di vitamina D. Sembrava un qualcosa del passato, da leggere solo più sui libri di storia della medicina, invece pare che non sia esattamente così. Noi ne parliamo con il dottor Francesco Vierucci, dirigente medico presso la pediatria all'ospedale di Lucca e che abbiamo incontrato qui a Stresa in occasione della presentazione della consensus sull'impiego della vitamina D in età pediatrica. Allora, dottor Vierucci, innanzitutto due parole sul rachitismo. Che cos'è esattamente? Il rachitismo giustamente è la conseguenza estrema del deficit di vitamina D, è una patologia caratterizzata da un difetto di mineralizzazione a livello osseo, in particolare a livello della cartilagine di accrescimento. Questa caratteristica rende il rachitismo una patologia tipica ed esclusiva dell'età pediatrica, quindi che può interessare i neonati, i bambini e gli adolescenti. Ecco. Ma è possibile che negli anni 2000, il terzo millennio, ci sia ancora il rachitismo? Non era un qualcosa appunto che esisteva durante la rivoluzione industriale, queste cose qua che lei ci ha ben illustrato? Ecco, ci dica qualche cosa in questa direzione. È vero, il rachitismo è una malattia che viene dal passato. La prima comparsa nella letteratura medica del termine rachitismo risale al 1634 in un elenco delle cause di mortalità nella Londra della rivoluzione industriale, e in quegli anni ovviamente l'esordio, diciamo, del rachitismo era frequente perché l'inquinamento, lo smog riducevano nettamente l'esposizione alla luce solare e quindi i bambini vivevano in ambienti umidi, malsani e scuri e chiaramente erano esposti nelle fasi di accrescimento a un deficit grave di vitamina D. Negli anni però il rachitismo non è scomparso perché purtroppo i fattori di rischio di rachitismo, in particolare la scarsa esposizione alla luce solare, sono rimasti, e addirittura dagli anni 2000 alcuni studi epidemiologici mostrano in tutto il mondo un aumento dei casi di rachitismo carenziale, in particolare nei paesi più sviluppati, quindi Inghilterra, America, Nuova Zelanda e l'Europa, ovviamente, dove siamo anche noi. Perché questa cosa? Lei l'ha un po' illustrato, ecco, ce lo racconta. Certo, il rachitismo esiste anche in Italia. Nella letteratura nazionale e internazionale vengono costantemente riportati casi di rachitismo carenziale. Il rachitismo esiste perché ancora non siamo riusciti a eliminare i fattori di deficienza, di deficit di vitamina D. In particolare abbiamo detto la ridotta esposizione solare, ma soprattutto una scarsa profilassi nei periodi di massimo accrescimento, quindi in particolare nei primi 2 anni di vita o ad esempio durante il periodo adolescenziale. Questo è il motivo per cui la gran parte dei casi di rachitismo carenziale vengono descritti nei bambini nei primi anni di vita o ad esempio negli adolescenti. Ci sono anche delle cause religiose e culturali, giusto, dietro il rachitismo? Certo, perché l'esposizione solare rappresenta chiaramente lo stile di vita di questi soggetti e ad oggi esistono delle classi particolarmente a rischio di rachitismo, come ad esempio i bambini figli di immigrati o ad esempio i bambini adottati. In queste particolari popolazioni l'esposizione è limitata non soltanto dalla vita moderna, quindi dall'urbanizzazione, dal passare molto tempo al chiuso, ma anche da tutta una serie di abitudini, se vogliamo, culturali. Ad esempio abbiamo già bambine portatrici di velo. Abbiamo neonati nati da madri estremamente deficitarie in vitamina D perché anch'esse portatrici di velo. Tra queste popolazioni inoltre è spesso anche comune un allattamento al seno esclusivo e prolungato in assenza di profilassi. Ricordiamo che il latte materno, l'alimento sicuramente migliore per l'alimentazione del bambino, non contiene però una quantità sufficiente di vitamina D per prevenire il rachitismo, e qui rientra fondamentale il ruolo della profilassi con vitamina D, che soprattutto nel primo anno di vita al ruolo principale nella prevenzione totale dei casi di rachitismo carenziale. Ecco, vediamo un attimo come si presenta, quali sono i segni clinici del rachitismo. Incominciamo da quelli di natura scheletrica. Certo, il rachitismo come patologia storica è associata a un corteo di sintomi classici che si evidenziano all'esame obiettivo dei bambini, in particolare dei bambini più piccoli, e questi segni sono legati proprio, abbiamo detto, all'accumulo di questo tessuto osteoide non mineralizzato in seguito proprio al deficit grave di vitamina D, che quindi si accumula ad esempio a livello delle metafisi, dove abbiamo le cartilagini di crescita che si deformano, si allargano e si sfrangiano. Questo vorrà dire che compare ad esempio il braccialetto rachitico a livello del polso, ad esempio la caviglia rachitica a livello delle metafisi distali degli arti inferiori, ma soprattutto un segno che è estremamente caratteristico del rachitismo carenziale è la presenza del rosario rachitico, che altro non è che lo slargamento a livello della giunzione condro-costale, che quindi è apprezzabile sul torace dei bambini rachitici, chiaramente secondo una forma, se vogliamo, a V rovesciata, e questo deve essere ricercato banalmente durante l'ispezione, durante le visite pediatriche
che compie il pediatra di famiglia routinariamente. La valutazione dei segni di rachitismo carenziale non è un compito da pediatra specialista, è un compito che deve essere affidato al pediatra di famiglia durante chiaramente le valutazioni routinarie dei bambini, così come la valutazione di eventuali fattori di rischio di deficit di vitamina D, perché mettere insieme presenza di fattori di rischio e segni scheletrici è già un passo importante per fare la giusta diagnosi e mettere in atto le giuste strategie preventive. Dottor Vierucci, ci sono anche dei segni non scheletrici? Sicuramente ci sono anche dei segni non scheletrici, perché la vitamina D svolge numerose azioni, ad esempio importante per la promozione del tessuto muscolare e del tono muscolare. I segni non scheletrici riguardano quindi ad esempio un ipotono muscolare legato a una miopatia prossimale, alla presenza di dolori ossei diffusi, vaghi, piuttosto specifici, che in particolare negli adolescenti possono essere anche raccontati dall'adolescente come ad esempio difficoltà a salire le scale. È giusta questa distinzione, i segni scheletrici prevalgono nei bambini più piccoli, i segni non scheletrici sono, diciamo, più comuni negli adolescenti, ma entrambe queste classi di età sono a rischio di rachitismo, perché entrambe sono caratterizzate da una elevata velocità di crescita staturale e quindi da un fabbisogno di minerali sicuramente superiore rispetto ad altre età della vita. Bene, veniamo adesso al che cosa fare. Che cosa fare innanzitutto di fronte a una diagnosi di rachitismo, quindi al trattamento del rachitismo. Cosa fare in questi casi, dottore? Certo, il rachitismo carenziale deve essere adeguatamente trattato. Abbiamo posto diagnosi in maniera semplice, abbiamo cercato i fattori di rischio di deficit, abbiamo fatto un esame obiettivo, abbiamo fatto pochi esami di laboratorio che confermano il deficit della vitamina D e altre piccole alterazioni, piccole o grandi, chiaramente in base al grado di severità della malattia, come ad esempio un iperparatiroidismo secondario o l'incremento dei valori di fosfatasi alcalina. Una volta che anche un RX può aver evidenziato delle alterazioni scheletriche, a questo punto è opportuno trattare questi bambini, questi adolescenti. Il trattamento si basa essenzialmente sulla somministrazione di vitamina D, perché le vie enzimatiche di questi soggetti che portano all'attivazione chiaramente finale dell'1,25 di idrossivitamina D sono perfettamente funzionanti. Allora è possibile una terapia con vitamina D mediante somministrazioni giornalieri per un periodo di circa 8-12 settimane, oppure nei bambini più grandi e in particolare negli adolescenti è possibile prendere in considerazione la terapia con boli, quindi con dosi intermittente di vitamina D. Che dosi? Esatto. A questo proposito è opportuno ricordare che la dose complessiva somministrata non deve superare le 300.000-400.000 unità, non è necessario superare queste dosi, e come non sono al momento raccomandate boli in dose unica superiore alle 300.000 unità internazionali. Questo chiaramente per la prevenzione degli effetti collaterali. Dosi al di sotto di questi numeri sono assolutamente sicure e ben tollerate, anche perché ogni caso di rachitismo deve avere la giusta terapia, ma anche il giusto monitoraggio, che è molto importante sia per confermare l'avvenuta guarigione della patologia, sia poi per proseguire, terminata la terapia, con una terapia di mantenimento per evitare, prevenire la recrudescenza della patologia in futuro e chiaramente quindi fornire a bambini e adolescenti gli apporti, i fabbisogni raccomandati di vitamina D specifici per la loro età. Se posso aggiungere una cosa, vorrei dire che è importante anche somministrare il calcio oltre alla vitamina D per la terapia del rachitismo carenziale, questo perché a volte è possibile alla diagnosi avere una vera e propria ipocalcemia sintomatica, che quindi ovviamente deve essere trattata, ma è anche importante somministrare il calcio per via orale per prevenire la cosiddetta sindrome dell'osso affamato. Infatti, in presenza di un deficit grave di vitamina D, una volta iniziato il trattamento con vitamina D, si ha un rapido e importante aumento dei processi di mineralizzazione ossea, che poi chiaramente portano alla risoluzione della patologia, ma questo rapido miglioramento fa sì che il calcio plasmatico possa ridursi, quindi è possibile avere un'ipocalcemia secondaria al trattamento stesso. Per prevenire l'insorgenza di questa ipocalcemia, generalmente nelle prime settimane di trattamento associamo il calcio per ossa.